Festeggiamo l'ascensione del Signore al cielo. Il Salvatore scompare dalla scena del mondo. La sua forma visibile di Redentore passa sotto il velo del sacramento. Un evento appena accennato nei Vangeli. Non ne parla l'Evangelista Matteo, non ne parla l'Evangelista Giovanni, ne fa un breve accenno soltanto l'Evangelista Marco. Ne parla invece Luca, sia nel Vangelo, ma soprattutto all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli. Con l'entrata di Gesù nella gloria del cielo, infatti, inizia l'attività degli Apostoli sulle strade del mondo. I discepoli, mentre fissano il cielo nel quale sale Gesù, sono invitati dagli angeli a guardare sulla terra, adempiendo il mandato: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Così dice Marco al capitolo 16. Sulla terra, tra gli uomini, dove il Signore deve venire, i credenti sono impegnati con vivo senso di responsabilità a lavorare per il regno di Dio, ad aprire cioè strade alla sua venuta, a rendere credibile la sua invisibile presenza. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo al capitolo 1 degli Atti degli Apostoli? Le beatitudini debbono avere il loro inizio nel tempo sulla terra. Nella storia, cioè, deve realizzarsi quell'annuncio evangelico: credete voi che il Figlio dell'uomo al suo ritorno troverà ancora fede sulla terra? Luca al capitolo 18. Un interrogativo di Gesù, una domanda rivolta a noi, poiché da noi dipende la risposta, dalla nostra fedeltà alla missione di testimoni e di evangelizzatori che ci è stata affidata. In mezzo a smarrimenti, in mezzo a pericoli, insidie o anche ad infedeltà, nessun credente allora può rimanere inerte o indifferente. Tutti siamo impegnati nell'attesa della venuta del Signore. Buona e santa domenica a tutti.